Bella a tutti ragazzi, benvenuti su Momenti Mars, siamo da Oki End of Fate 2. Intanto vi dico che chi si vuole iscrivere lo può benissimo fare, non fa niente di male, anzi è una cosa che mi fa piacere. E abbiamo ritrovato la vecchia, praticamente stiamo scalando questa monte di ghiaccio per trovare queste edizioni. Dobbiamo anche fare un po' di fama, 20 punti di fama, perché abbiamo l'arma, che il martellone che avevamo trovato la volta scorsa, il martellone ghiacciato. Ci servono 20 punti di fama e 6 punti di menzione per andare dalla sacerdotessa a romperci i maroni. Quindi andiamo avanti. E anche perché la fama anche per altre armi che ho trovato. Una spada che... no, un'armatura che vuole del 12 di fama. Più in alto sulla montagna la bufera diventa così intensa che a malapena vedi la minuscola capanna. Un'anziana, praticamente una donna anziana, ti facendo entrare. Ho ricevuto un messaggio dal falco di mia sorella e ti stavo aspettando. Forse non ce lo avrò quanto la... Ah, questa è la sorella dell'altra vecchia. Ma questa posizione benedicente che ho creato è la migliore finora. Credo che sia buona abbastanza per portare la sacerdotessa. Insomma, ma scusa, ora io dico, se è la buona che hai fatto finora, non sai se è abbastanza per portare la sacerdotessa, quell'altra cos'era? Morte? Dice, soffiando via il vapore della pentola bollente di un denso liquido. Bollente, che bollente. Colbor scuote il capo declinando. Ma te sei come quell'altro, Malacalipse, che ti attisce qualcosa contorno a da svinghi. Ah, vedi. È migliore, però questa mi dà due cose di morte. Occhi chiusi, sto chiudendo gli occhi. Questo. No. Aspettate, perché sto. Questo, no, questo, ho scelto, che bucio di fortuna, dopo aver esaurito le possibilità di lanciare, posso lanciare nuovamente i dadi, quindi un punto di benedizione, bevi un sorso di quella profumata pozione e senti una calda sensazione di immersi scorrere nel tuo corpo. Sembra che la mia ricetta sia un successo, sono certo che la sacerdotessa presterà. Ringrazio tutti i vecchi qui. Corbin che se la svigna. No, schermaglia al ponte. It binds two worlds together, creating something new upon its back. Noti che un ponte sospeso tra le vette più alte è già stato occupato. Allora me ne vado tranquillamente. Ecco, perché c'è sempre da fare a schiaffio, non capisco. Vai via, tranquillo, è già occupato, vai da un'altra parte. Ok, andiamo e combatto, sì, combatto. Sono consigliate le armi pesanti, vabbè, no, chi se ne frega, tanto va bene così. No, a me, anche se in realtà non paro quasi mai, però mi sento più sicuro con l'oscuro. Ma questi c'hanno proprio il fucile, che figata ragazzi, non l'avevo mai visto. Sono moschettieri, sono letali a distanza. Solo i più abili vengono reclutati nella moschetteria. I moschettieri effettuano attacchi pesanti. Difenditi con uno scudo oppure scrivi per salvarti la pelle. Quindi. Aio. Questo c'ha le bombe, oh! Aio. Oh, questo mi spara. Aio. Ma che. Oh. È un casino qua, ragazzi. Dai che siamo in due, F. Oh, uno è andato. R. No, ora no, ora non più. R, mi torna malissimo con la tastiera. Mamma mia, quante ne ho prese. Ora facciamo fuori questo. No, buono. Dai, che... Vai, stordiscilo. Oh, ha ammazzato lui. Ma mi ha levato la kill. Maledetto. Comunque, vabbè, meglio di Malacalipse, dai. Malacalipse a quest'ora andiamo sempre lì a prenderle. Va bene. 29 di vita. Adesso posso mettermi l'armatura dell'ingordigia. Ottieni 3 di difesa, 6...
20 ottiene 3 di difesa se hai 20 più di cibo. Ottiene 3 di difesa extra se per ogni 5 di cibo in più. Ricevi 1 di cibo per ogni carta cibo guadagnato, guadagno oro che ricevi. Riduce la velocità di movimento del 10%. Quindi questa funziona, più ci vuoi, più si difende. Però per ogni carta cibo che ricevi, o per ogni carta guadagno che ricevi, ricevo uno più di cibo. Beh, sì. Poi voglio vedere anche com'è lui con l'armatura. Quarto di fama. 10 di vita massima, 15 di oro. Qualcos'altro? No. Però inventario, io posso anche mettermi. Non c'è un'altra arma io? Mi sembrava di sì. E ho pochissima vita, ragazzi, ma campo. Però pochissimo cibo pure. Commercia, vediamo un po' se mi danno del cibo. Compra cibo. 11, ragazzi. E la devo ricomprare. Ah, non me lo posso ricomprare? E devo pagare 4 per un cibo, no? Andiamo così allora, però nell'equipaggiamento cosa ho? Ma questa spada del soldato la posso vendere, che fa abbastanza schifo. Per cucina cibo. E lo devo fare. Troppo, ragazzi, e levo le tende. Stiamo con 50 di cibo, che è poco. Però vedete, anche andando di carta in carta lui consuma cibo. Il tempio della Divina Provvidenza fornisce benedizioni in cambio di una semplice donazione d'oro. Ma va bene, oh. Ce l'abbiamo. Ma perché mi dai sempre le carte? Ah, posso scegliere? Banchetto del giocatore d'azzardo, fanatico dell'oro, vitalità del monaco, ciondolo del mendicante. Sacrificio eroico. Io però, se non mi spiega cosa serve. Andiamo di cibo, ragazzi, che siamo un po' messi male. Ah, me lo dice. Lunga vita. Se la tua vita massima è meno di 150, puoi scartare carte. Guadagni cibo, guadagni equipaggiamento per ricevere più 5 di vita massima. Non è male. Questo mi interessa. Spiccioli. Guadagni fino a 20 oro all'inizio di una nuova mappa, sei meno di 20 oro. Male. Prisma, il sacrificio eroico. Prisma del combattimento con due più cores. Mostro, puoi scartare una carta mostro base perdendo il tono solidale per 3 turni. Ah, quindi io posso scartare una carta mostro base, però sono senza il mio solidale. Non è male neanche questo. Direi di andare sul cibo. Vabbè, ragazzi, usiamo questa, così almeno ci facciamo le benedizioni. Ok. Ah, è sparita la carta, penso di farla più volte. Ah, no, aspettate un po'. Se io ci ritorno, niente, m'ho fregato. Bufera, basta. Basta, ma per l'amor di Dio. Ma basta. Dai, su. No, che cos'è? Troppo veloce. Vai, stonfalo. Le zampate, 10 di vita, dai. La rifalò. Non mi voglio accampare. Oh, commerciante. Qui possiamo comprare un po' di roba. Compra crostate. Oh. Vediamo un po', ragazzi, non ve lo leggo perché queste cose le abbiamo già viste. Sono sempre questo. Poca cesta, 10, un potentino 10, 5, no, dai, 10 di cibo per 10 monete è poco in realtà. Ok, io mi vorrei però. Devo un attimino accamparmi nuovamente perché devo fare il falò. La An opportunity torre to better understand d'osservazione. these lands, perhaps.
è vicina alla torre di osservazione di Beru, in una terra dove nessun viaggiatore può passare, allora non ci andare, no? La torre si trova ai confini dell'impero, lontano dalla capitale. Halt! Comanda qualcuno mentre si avvicina alla torre. Nessuno può attraversare il confine delle terre del nord verso l'impero. Offri di oro, prova a passare furtivamente nella torre. Prendi la strada lunga. Ora che gli offro 6 monete, io provo a passare furtivamente. Fai ritorno dopo quando si avvicina la notte. Guardi in alto attraverso il finestratore. Hai paura di un attacco di qualche tipo mentre ti inerpichi attraverso la boscaglia. Già capire che va a finire male. Ti pareva. Lancia 9. Dai, su. Ma che 9? 11. Lancio di nuovo. Oh. No, qui andava a finire male. Non succede niente mentre sali su per la torre. Guadagni 2 di fama. Ok. Giri lo sguardo verso il nord e il sud. Quindi continuiamo. Ah, siamo passati così? Continui il tuo viaggio, ok. Andiamo. Now the confrontation. Are you ready to face the priestess of her people? And drive the deal the Empire has requested, or will you turn and flee? Vetta benedetta, i venti spazzano dalle nuvole nere, rivelando la guglia di un tempio che svetta sulla cima. Ti fai strada tra la neve alta e scopri che l'edificio in legno è adorno di spoglie di guerra. Entrando nella sala grande, le torreggianti porte ad arco si aprono in un pesante scricchiolio. Una gigantessa con un abito di velluto entra accompagnata da predoni. Corbujon si getta a terra in segno di venerazione. La gigantessa getta per un attimo sguardo su di lui, svogliatamente. Che cosa abbiamo qua? Un'ova del nord, un'ova dell'impero. Uè, uè Benin, uè Benin, cosa abbiamo qui? Uè, cos'è che l'è? Ah, non ho 30 gettoni d'oro. Che. Ma io non lo sapevo che era lei la cosa lì, la sacerdotessa. Come faccio a saperlo io? Ecco. Pure. Pure. Poi. La gigantessa sbatte le mani e il suono che gira nella sala, fredda e sincera. Ah, questo piccolo essere sopravvissuto, impressionante. Ma se vuoi parlarmi del tuo trattato, devi dimostrare il tuo valore contro il mio campione. Ah, poi, avevo una carta, un bonus che mi permetteva di levare una carta, forse perché era una carta semplice, quella è un boss. Sì, perché mi sembrava una carta semplice. Aio. Feroce, letale e implacabile, campione della sacerdotessa. Le armi possibili dal bersaglio ottengono ghiaccio che rallentano i nemici. Ok, va bene, così. Siamo nella cacca. Oh, armatura però ce l'ho. No, mi sono schivato. Aio, mamma mia. Aio, sono lento. Aio. Via. Io non ce la farò mai qua. R. Fai qualcosa te. Mamma mia. Vediamo che non mi crepi, eh. Quindi devo cercare di distrarli. Oh. Ma piglialo almeno. Oh. Bravo. Corbigiorno, bravo. Aio. Aio, porca. Ma troppi sono, veramente troppi. Uno è morto. Veramente se. Aio, 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 aio. 16.
comunque. Oh! Ma basta prenderli da questi omuncoli! Ora sta quasi ammazzandoli da solo, eh? Magari mi curasse anche un cincinino. Oh, eh no, ma l'ho evitato, ma dai. R. Grande che l'ha stordito, vai con la F. Oh, e non ho fatto niente. Ha ammazzato lui, però se becco un colpo sono morto. Col Giorbi, fai qualcosa. Col Giorbi, cioè, fai tutto te. Col Giorbi. Io ho paurissima. Vai, vai che ci lascia la pelle. Vai, io te col Giorbi, te fai tutto, io gli do il colpettino di grazia. Dai, ma non è possibile. Giorbi, aiuto. Grande, grande col Giorbi, ha fatto due di vita, ragazzi. Ho fatto tutto col, come si chiama, col, non mi riesce il nome suo, col Giorbi, come lo chiamo? Nome se... Sebbene tu abbia fallito nel portarmi la tua offerta, sono impressionata dal modo in cui maneggi la spada. E non solo. Ora ascolta le mie condizioni. La sacerdotessa, una figura torreggiante adorna di pelliccia e ira divina, si alza. Il Nord non si piegherà mai all'impero. Il sangue si leva solo contro altro sangue. Queste sono le mie condizioni, piccolo essere. Che i tuoi capi le ascoltino e tremino. Con ciò discendi velocemente per riferire il messaggio al generale Brandstor. Ma non ho capito. Il Nord non si piegherà all'impero, quindi vuol fare la guerra? Va bene, quindi abbiamo preso una monetina sola invece che due. Prendiamo sta monetina. Per aver sconfitto il campione della sacerdotessa. Martello umile. Credo di Berserker. Almeno credo, E poi estintore. Come fa una carta a chiamarsi estintore che non esisteva, no? Per aver sconfitto il campione della sacerdotessa. Ancora? Il solstizio d'inverno. Edificio in fiamme, le preghiere del tempo, il cartografo. Per aver scalato il monte Fedis, le tue provviste sono state aggiunte. 5 di cibo, lasciali il guerriero. Mamma mia, che schifo di roba. Ah, un'altra monetina. Per essere riuscita a convincere il clan del Malocchia da un'altra possibilità a 2 giorni. Prova della brina. E cosa mi dà questo? Praticamente sta monetina qui, però non me la dà, mannaggia, magari ce la davamo cosa ottima. Va bene ragazzi, io comunque direi di concludere qui questo episodio. Spero vi siate divertiti ragazzi, come sempre scrivete, commentate, lasciate like e ci vediamo alla prossima. Grazie a tutti, bello e ciao.